Siamo pronti? Queste sono le verdure dell'inverno, queste sono le verdure che dobbiamo mangiare per mangiare bene. Bene che significa più sano, più vero e più a livello anche più buono di sapore e anche più economico. Allora, broccoletti, farò una zuppetta di broccoletti. Proprio questa qua, la ricetta, proprio questa qui, è bassissimo costo. Quindi io qua ho già i miei broccoletti puliti. I broccoletti a Roma sono questi, vi faccio vedere. Questi qua sono, come si dice a Roma, capati, puliti, mondati nel resto del mondo. E sono questi qua, vedete? Eccoli qua, già puliti. Vedete, belli? Ah, io adoro queste, le cimette queste qua mi fanno impazzire. E queste quando sono da pulire. Eccoli qua. Allora, facciamo una cosa. Non sono il migliore del mondo a pulirli, però io vado sempre per intuito nelle cose, l'ho visto fare tante volte. Che succede? Questa parte qua si sente dove è più duro il broccoletto, quindi si levano le foglie più tenere, quelle saranno quelle che si mangeranno. Questo che cos'è? Questo, ragazzi, è oro, perché cosa c'è? C'è la cimetta, vedete qua. Allora che faccio? Faccio così, tiro, pelo, perché quel gambo è bello grosso, vedete? Mia madre mi ha insegnato qualcosa. Ecco qua, vado così. Ecco. E questa qua è la cimetta che metterò anche a cuocere. Adesso, acqua calda, salata, vado a cuocere questi già puliti. Metto qua così. Manteniamo il colore bello, quindi non coperchio, acqua salata, il giusto. Ma senza coperchio, perché così non si ossidano le verdure, rimangono belle colorate, belle, un bel colore acceso, come ci piace a noi. Guardate che colore, questo è il colore stupendo. Allora, come facciamo a sentire se sono pronti? Prima di tutto dipende dai nostri gusti. A me mi piacciono che c'è consistenza, che c'è, non dico crude, crude no. Però ci stiamo. Quindi che faccio? Spengo. Ecco qua. E li tiro fuori. Eccoli qua, vedete? Così qua. Guardate che sono belli. Guardate il colore. È stupendo. Già viene più voglia di mangiarli, no? Adesso gli altri tre ingredienti. Pane, anzi quattro. Pane. Un po' raffermo. Sciapo è meglio. E aglio, peperoncino e olio. Andiamo subito con l'olio. Qua ho olio, qui ci sono quattro ingredienti, veramente poca roba. Pane pure addirittura raffermo. Quindi mettiamo tutta roba buona. Poi l'aglio, eccolo qua. Facciamo subito partire bene bene, al massimo. Preparo il peperoncino. Sentiamo prima se è piccante. No, può andare, dai. Andiamo così. Taglio qua. Lo faccio a pezzetti, lo metto da subito, guardate, così, da subito. Questa volta lo metto da subito, voglio fare subito, non faccio come sempre che lo metto dopo che ho tolto l'aglio, lo metto da subito. Abbasso un po' il fuoco, prendo i broccoletti, guardate qua. Guardate qua che spettacolo. Fumanti, do una tagliatina, così, così. Vedete che belli? Così, guardate che belli, stupendi. Taglio anche il pane, così, due fette sono più che sufficienti. Faccio, guardate, così, 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 così e così. Se avete anche una patata a casa, è perfetto. Aggiungete anche una patata tagliata a cubetti, buonissima. Allora, poi faccio insaporire bene il pane in questa maniera. Così, guardate che bontà, guardate che bontà. Tolgo l'aglio così non vi lamentate. Mamma mia che bontà, che profumo. Vai, eccolo qui. Che bontà, ragazzi. Piatto semplice. Eccolo qua. Qua. Broccoletti. L'acqua di cottura dei broccoletti, che bontà! Un po' di sale,
facciamo adesso cuocere un po', in modo tale che il pane un po' si sfalda, si unisce con questi broccoletti e poi lo serviamo. E lo assaggiamo come sempre. Ci siamo. 5 minuti, massimo 7 minuti di cottura e questo è il risultato. Guardate. Vado. Servo. Guardate che bontà. C'è qualcuno che si lamenta da lontano, si sente? Ah. Qui avete due possibilità. Olio buonissimo. Un filo così, bello, abbondante. Ok. E poi, facoltativo, ma ci stiamo bene, una grattata di pecorino, così. E questo posso assicurare, è buono, un attimo, arriviamo. Sentiamo. Seriamente, fa fame. Bollente. Buonissimo, piatto economico, semplicissimo, veloce e della bontà. Che bontà, buonissimo. Mamma mia, che buono!